Parole che si poggiano sul cuore è un progetto di lavoro di meditazione e scrittura che mi è estremamente caro. Quali sono le parole che si poggiano sul cuore? Sono le parole che ci auguriamo diventino realtà. Non lo sono ancora, sono le nostre intenzioni però. E in particolare in questo seminario lavoreremo su quattro intenzioni fondamentali per la nostra vita: la nostra intenzione di felicità, la nostra intenzione rispetto alla libertà dal dolore, la nostra intenzione rispetto alla possibilità di accettazione e infine la nostra intenzione rispetto alla condivisione con gli altri. In che modo lo faremo? Cercheremo di mettere a fuoco quello che è il nostro desiderio profondo attorno a questi quattro temi. Lo faremo attraverso una pratica di meditazione che sarà seguita o preceduta da una breve sessione di lavoro corporeo e da una sessione di meditazioni in diadi, per essere sicuri che quelle parole che nascono non siano le solite storie che noi scriviamo sull'argomento, ma parole che hanno la freschezza del momento presente. Dopodiché le scriveremo e diventeranno le nostre intenzioni per l'anno che verrà. Siamo in un periodo di chiusura di un 2020 eccezionale e costruiamo delle intenzioni verso le quali ci vogliamo muovere. Le scriviamo perché la nostra mente è ondivaga e a volte, quando la rabbia o la paura ci gridano in faccia, potremmo perdere le nostre intenzioni. Averle scritte ci darà il modo, da una parte, di esserci più fedeli e dall'altra di valutare nel corso dei mesi se ci sono dei cambiamenti di rotta che vogliamo fare, se ci sono delle direzioni diverse, perché l'intenzione è molto diversa da un obiettivo, è una direzione verso la quale andiamo e non un obiettivo che dobbiamo per forza, con sforzo, realizzare. Ci saranno quattro sessioni, una dedicata a ciascuna di queste quattro aree: felicità, accettazione, dolore e condivisione. E alla fine della nostra giornata avremo forse scritto le parole più profonde che abbiamo su questi argomenti. Quindi ti aspetto 28 e 29 novembre su Zoom per scrivere insieme le parole che poggeremo sul cuore e ripetizione dopo ripetizione entreranno dentro di noi. A presto.